prima di fare la intro ci tengo a chiedere umilmente scusa a tutti quelli che fino ad adesso hanno guardato i video di questa serie fino alla fine e sono rimasti altamente confusi dalle scritte relative e i suoi di editing relativi a puntate specifiche che li hanno confusi, visto che sono ricomparse anche nelle puntate successive. Vi chiedo umilmente perdono, vedrò di stare più attenta a partire dall'editing di questa puntata. Detto questo, ciao a tutte le ragazze, ragazzi, sono tutti e benvenuti che sto messo video. Oggi siamo ritornati sul vostro altro genere. Altrimenti mi sono accorto adesso che la telecamera è leggermente troppo vicina allo schermo. Adesso da lontano di un millimetro. Perfetto. A parte questa correzione tecnica, ragazzi, l'ultima volta abbiamo parlato con Guerra Dugio, che è ancora triste come non so cosa. Penso che un solito piangente sia più sereno di lui. Ci ha detto che ci ha annunciato, ci ha avvertito che i fatidici 4 sono tornati a tormentare i nostri 4 benedettissimi villaggi. L'ultima volta abbiamo incominciato la caccia, quindi, di questo ritorno dei fatidici 4 a questi fatidici 4 che sono tornati, battendo prima Glavinus e poi Mezzuzzune. Oggi facciamo Gamoth e Astalos. L'ordine, per chi non l'avesse capito, è aritroso rispetto alla prima volta che li abbiamo affrontati, perché ci avevo voglia di affrontarli nell'ordine inverso, va bene? Quindi devo affrontare il Gamoth, non l'ho letto, ma sicuramente al Monte Artico, quindi ripongo nella cassa oggetti le buone schiume varie del nostro caro Beniamino di Mezzuzzune della scorsa puntata, di cui tra l'altro ho clippato qualcosa per un video speciale che vedrete, è la fine dell'anno. Spoiler! Ma a parte questo, partiamo. Quando è passato quel Vastax ho avuto un brutto presentimento. E ora eccoci qui con un Gamoth infuriato che vuole portare a termine il lavoro che aveva cominciato. Per favore, elimina quel mostro per il bene mio e di poche. Innanzitutto volume 16 a 16 a manetta e poi incamminiamoci. Arrampichiamoci, anzi. Ecco. Arrampichiamoci ancora. Oggi sono psicologicamente messa meglio rispetto a ieri, ragazzi. Primo perché sono registrato di mattina, secondo perché la notte fa passare qualunque tipo di depressione nei miei confronti, per quel che mi riguarda. Sapete che c'è, quasi quasi non lo segno il Gamoth, è talmente grosso che è impossibile che a un certo punto gli venga in mente di andarsene scavando da qualche parte. Inoltre è lentissimo ad andarsene, quindi nel caso in cui dovessi svenire e lui faccia in tempo ad andarsene da qualche altra parte, dovrei comunque fare in tempo a raggiungerlo. Sapete che spavento a vedersi una bestia grossa come lui apparire all'improvviso mentre sta rientrando in un'altra area? Nel frattempo, oh, è qui, perfetto. Insomma, non posso non vederlo. Allora, scusi, mi serve la bova e rosso, cazzo. Oh, vale. No, perché? Ecco fatto, vai così e mi evito l'assordamento. Non è italiano quello che ho detto, però va bene. Vai, metodo classico, montalo e poi buttalo. Questa è una scena tipica. Ah, speravo che non mi succedesse mai questo gameplay. Occhio, sto pestaggio è nuovo, l'ultima volta non l'aveva fatto.
modo che... Oh, lei, finalmente sono riuscito a saltargli giusto in groppa. C'hai pasta sincero, ma non interessa a nessuno. Olle! Vabbè ragazzi, non date gioia voi quando cadete a terra, posso dirlo. Durate un secondo, neanche 10 secondi. Mi per poco non mi prendeva. Ragazzi, ho mancato una palla di neve per pochissimo. No, personaggio ripiglia te, grazie Barbara. Mi sa che se ne vada come si direzione. No, non se ne va. No! No, questo! Liberati presto! Vabbè. Aia! Ha fatto il tempo pestato a buttarmi giù una volta. Ha fatto il tempo a picchiarmi una volta. Vai così, arrivederci a una zanna. Mandorle e Barbara sono andate da un pezzo, Mandorle è andata da un pezzo, ok. Invece Barbara è andata da poco perché si sta ancora caricando. Ok, ora se ne sta andando. Bello quando mostri di queste dimensioni ti fanno male solo camminando. Ok. Mamma mia ragazzi, sono concentratissima. Doppia parte rotta! Credo di avergli rotto la zanna destra e anche il teschio. Quello che a me sembra un elmo, ecco. Ah! Questa l'ho sentita! Ok. E ora stiamo ok, no, non fate. L'importante è non farsi perdere da questo attacco perché è un fastidio poi doversi liberare. Cavoli raga, ora che mi è venuto in mente. Entro uno scontro col Devil Joe devo mettermi assolutamente l'anti-assestamento tra le abilità. Cioè devo attivarlo in qualche maniera, o tramite gioielli, o tramite qualsiasi altra cosa, perché veramente con quel mostro là sarà veramente un problema l'assestamento. Vabbè, senta signore, no, la mappa era finita, va bene. Poi sono scema io che mi sono ostinata, mi sono ostinatamente spostata verso... È finito l'effetto riscaldante, mi è finita la carica del chinsetto, vabbè, tutto è finito. Che bei occhietti che c'ha! Barbara è andata da un pezzo, Mandorle è andata da poco, no, di nuovo, uffa! Ah, vedi che la levetta comunque, la levetta destra... No! Ah, che palle, tutte le volte che esce a... battermi per terra una volta.
Ok, questo è stato un doppio colpo. Ci siamo colpiti nello stesso momento. Barbara! No, cavolo, l'ho mancata! Leva la zappata! L'è posto. Niente con l'incoraggiante, porca, mi spiace, mamma. Dai, corno, dai, corno assoluto 5. Bene, ho avuto un tempismo perfetto nel evocare lo sciame. No, ripigliate presto! Se ne va, lo stavo immaginando che se ne andava, eh. Vai! Gli ho cotto una zappa! Adesso è ancora più zoppo! Sciame se ne va, ma credo che un altri due mazzate circa dovrebbero bastare. Minchia, una mazzata precisa, avevo ragione. È tipo la prima volta che c'è Zeko, vabbè, pure quando sta morendo stavo perdendo l'equilibrio, va bene. L'Astaros cerca di colpirti un'ultima volta quando sta morendo, il Gammotar ti fa sussultare. Vai pelle. Bene, 14 minuti, quindi abbiamo tempo per fare anche il ritorno dell'Astaros. E con questa puntata concludiamo il ritorno dei Fatidici 4. Allora, vediamo un po' le robe che ho raccolto. Zanna più, zanna molto dura e coriacea, è di difficile lavorazione, ma possiede diversi usi. Poi pelle, lasciamo stare, è di basso grado. Pelle più, pelle pregiata, assorbe gli impatti senza perdere robustezza. Poi corazza bollente. Ah, perché l'ho raccolta adesso. Ups, ho avuto un lapsus. Pelle più, carapace, no, ho letto carapace, cazzo, zanna più, pelle più.
Zanna, Aculeo, Aculeo di Piero Bosci, che forse questo mi serviva per una consegna o sbaglio? Ragazzi, prima di andare dall'astero, ridò un attimo un'occhiata alle richieste che avevo tuttora in corso, perché ricordo che un paio di richieste erano rimaste in sospeso, perché erano del tipo delle missioni di Infatti. Era questa qui, la missione della Dama di Poké, che tipo doveva aggiustare il tetto del villaggio. Doveva tipo aggiustare il tetto del villaggio, tipo una roba del genere. Doveva riparare il tetto di casa mia. È da inizio serie che deve ripararmi il tetto di casa mia. Deve riparare il tetto di casa mia qua a Poké. Oh, madonna. Certo, non... Allora. Richieste paesani, ok, accogli richiesta, perfetto. È da 100 episodi e passa che mi deve aggiustare il tetto della casa. Finalmente potrà ripararlo. Signorina! Ehi, volevo ringraziarti per aver consegnato gli oggetti per la riparazione del tetto. Il carpentiere mi ha riferito che sono materiali di prima qualità, grazie mille. Come segno di gratitudine ho fatto forgiare degli oggetti dal Fabio e dal compagno Armaiolo. Ti consiglio l'armatura del compagno, se abbina la perfezione al mio vestito. D'accordo, meglio che inizi a riparare il tetto ora. Prima il tuo, poi gli altri. Il mercato, la foggia, la casa del capo e... dovrei aver finito. Ok, avrei fatto mica lasciare la neve dov'era. Beh, sbagliando si impara. Esatto, dopo un secolo lì, caratura alla fine. Oddio. Ah, penso che sia la mia hostess. Tutte quelle vignette gialle che vedete, presuppongo che sia la mia hostess. Infatti. Allora, mangia qui. Il solito riso. Il ritorno dell'astro. Scaccio un astro sulle colline verdi. Questa volta l'ho letto, ma lo stavo comunque immaginando. Oggetto essenziale con l'Astros sicuramente sono le palle pettua per non perderlo di vista. Per il resto, attenzione, sana pazienza, come sempre. Cocotto, problema, un Astros e Bastalos. Che freddura di merda. Stavo leggendo comunque. Credo abbia a che fare con quei manoscritti che avete trovato non so dove. Per favore, vai e bastonalos. Non conosco altri cacciatori sulla Wikidata che possono occuparsene. Signora, finita con le battute, perfetto. Che pace sta musichetta di sottofondo. Una volta ho trovato un video su YouTube che aveva editato, cioè aveva pubblicato una versione estesa di 10 minuti circa di questa bellissima colonna sonora, perché è bella. La luna. Oggi fa particolarmente freschino. Finalmente oggi, direi, siamo a settembre. Lasciamo il fatto che sia venuto così del botto, quanto piuttosto il fatto che stavo sbagliando strada, e che è molto piacevole. Ma comunque camera mia si è chiusa le porte, c'è cioè comunque un caldo bestia, quindi mi sono acceso il ventilatore e siccome ho l'aria leggermente addosso, grazie per i tipani rotti, alle segnato. Minchia, sei casa la musica dell'Astalos. La chitarra elettrica spacca sempre. Ma come tutti gli strumenti, se non è usata bene fa cagare. Olè. Così come io devo usare bene questo mio bel falcione che mi ritrovo, non posso perdere tempo a fingere di schitarrare. Anche se lo farei volentieri.
Raga, parlando di schitargata, avete presente il tema dell'Alatreon? Quello che i Monster Hunter World chiamano Alatreon nel doppiaggio, non mi interessa, io dico Alatreon, la pronuncia anglofona. Avete presente quando l'abbiamo portato in Monster Hunter World Iceborne? Non ce l'avete più presente? Beh, avete presente la sua colonna sonora? Bene, sappiate che io continuo a preferire e continuerò a preferire sempre la versione originale, perché anche nella versione originale della musica dell'Alatreon c'è una chitarra elettrica che li spacca come non so cosa e che è una figata da sentire. Non ce l'avete presente? Tranquilli! Entro la seconda barra della terza stagione dovremmo vederlo l'Alatreon, sì, così come dovremmo vedere altra gente tipo un certo Amatsu, un certo... come cazzo si chiamavano? Akantog, Lucanos, sì, dovremmo, sì, gente di poco conto, insomma, dovremmo vederli tutti entro la prima stagione almeno una prima volta, poi dopo la terza ricompariranno naturalmente con tutto l'arsenale di mossa al completo, perché nel grado G danno il meglio di sé quelle bestie di fine gioco, ma che di fine gioco, di post game anche. Ok, vai così, arrivederci all'elettricità nel corno e arrivederci alla mia carica di polveri. Certo, ora che ci penso a dire carica di polvere è altamente ambiguo in questo mondo, comunque, cioè in mondo reale, comunque, lasciamo perdere! No, perfetto, stavo dicendo, pensiamo al fatto che io devo prendere e recuperare qui il più possibile la polvere rossa dal muso, dal veicolo dell'asta, lo scherzo, metti qua, olle! Vabbè, mandalo, sono entrambe incazzate a morte, oh! Aia, c'ho il malus da tuono! No, mannaggia la mia natura da papuline! In verità è natura normalissima, perché se non hai un meno 10 o un 10 non ti varia un cazzo. Se ne va. Mando le barba, sono andate, barba è andata adesso. E io continuo a ripetermi che compagni di me... No, non è vero, in verità sono bravissime quando ci sono... Per quei pochi secondi che riescono a rimanere in vita sul campo, sono bravissime, però... Per la maggior parte del tempo le cazzo sono dei duelli, anche per questo! Ok. Signor, ma che te ho... Perfetto. La polvere bianca è anche sul collo, oh mio Dio, che ambigui, che frase ambigua che ho appena detto, comunque non lo sapevo, grazie per il malus, proprio spuh. Attenzione, c'è uno spuh nella scritta, cosa vuol dire? Penso che sia merito di Mandorla, non so che mi ha fatto Mandorla, però bravo lo stesso. È vero che sono andato stordimento, stavo dicendo che adesso vengo stordita, no invece, perché dimentico di avere l'altro stordimento dalla mia parte. Allora, è tipo, la tipo 10 void, tipo ho fatto una combo da 10 mazzate mandata a segno, posso fare anch'io la mia combo per favore? Oh.
Raga, ma va colpito 10 volte di fila, io zero. Ha fatto una combo. Ok, posto. Scusi, adesso se mi butta fuori sono contenta. Non mi butta fuori per uno scudo. Però adesso è lei, signor, che deve venire avanti. Perfetto, c'è una prigione coperta. Una prigione velenosa, direttamente. Venga qua. Non faccia come Bigiuzzoni nella scorsa puntata, signor. Venga avanti. Comunque per volare deve venire avanti lo stesso se vuole andarsene volando, eh? Non vorrei... Perfetto, vedi. È anche stanco. Vai, picchialo, picchialo. Ma che poi tu. Due scatole. Allora, non so dove sei diretto, ma sono altamente convinta che stai per andartene nell'area qui a destra, la 3, o non mi ricordo se è la 3, dove, perché lì c'è un bel cadavere di... Ci sono andata vicino, la 2. Cazzo, mi tocca fare il giro largo, cazzo, se fosse andata per la 6 lo avrei già raggiunto. No, cazzo, il cadavere era la 2 effettivamente, il cadavere invece. Vai, corri, corri, corri. Ha già finito. Si è messo ancora avanti e indietro, vuol dire che ha già finito. Vai, trappola! Un'altra trappola! Arrivederci. Sì, coglione. Mamma mia, che tempismo, ragazzi. Raga, non gli manca nulla, comunque. E volevi... Purtroppo mi hai beccato nella giornata sbagliata, sono lanciatissima stamattina. Olle! Olle! Cavoli, gli ho mozzato tutte le dita praticamente. Se ne va la zoppicante. Minchia, prevedibile. Mamma mia, ragazzi, non se ne va. Mamma mia, non se ne va. Non ne voglio neanche lo sciame, guarda. Mm.
No, se ne va invece, fai tempo ad andarsene. Mi tocca anche stare qua a tenere d'occhio da che parte va, perché non c'è più la... non è più segnato sulla mappa. Comunque credo che presuppongo che infatti va al nido. Vai, dirigiti velocemente alla 6, ho evocato lo sciame così tanto per... non so mai che faccio tempo a tirargli qualche mazzata extra con lo sciame, comunque... Lo stavo sospettando che stava per dirigersi al nido, però ho detto aspettiamo, non sia mai. Una volta è successo che ho osato in tirare a indovinare dove fosse diretto il mostro prima che effettivamente lui si dirigesse da qualche parte, finita di merda, perché poi l'ho perso per 3 ore. Madonna! Cavoli, ti servivano ancora un po' di mazzate per cadere? Oh mio Dio! Miaga! Credo che questa puntata abbia fatto le cacce da tempo record assicurate per quanto riguarda le 9 stelle, cavoli. Mai veramente fatto così tante cacce filate in meno di 15 minuti a 9 stelle. Io continuo a stupirmi del fatto che abbia finito entro sempre 15 minuti queste 4 cacce di Fatidici 4. Però se effettivamente ho potenziato l'arma una volta per far sì che tirassi più danni ai nemici, ha senso che quindi impieghi meno tempo e che impieghi sempre un tempo decente a farli fuori. Comunque, membrana più, pareggiata membrana alare, brilla, diverte e conduce elettricità, sì, ok. Poi, scaglia più, scaglia pareggiata, ha un aspetto rigido ma è piuttosto flessibile. Poi, corazza più, corazza robusta e coperta di spine affilate che la rendono un'ottima... Non ho letto l'ultimo sostantivo. Adesso registro un'altra puntata comunque. Allora, stavo dicendo... Corazza più, allora, un'ottima difesa, no. Corazza più, corazza robusta e coperta di spine affilate che la rendono un'ottima difesa, sì. Fulmi scaglia, scaglia che genera elettricità quando, anche quando viene separato dal corpo. Basso granitico, sperone, batteria di basso grado, perché la rarità 4 è di basso grado. Estratto lava, ok. Vai, adesso dovrebbe esserci una cucina. Detta che cacin per gli amici. Cacin, dialogo. Devo farlo partire giustamente però il dialogo. E qui ci abbiamo il ragazzo dei compagni. Scommetto un buono compagni pronto, vediamo. Passo il volume qua 14 un attimo perché ok. Ottimo lavoro. Ora siamo pronti alla ritirata. Prossima fermata la Wiccademia. Ma prima sembra che ci siano degli ospiti venuti a trovarti. Sorpresa, sorpresa. Ehi, ma che ci fate qui? Wiventugiero, vuoi davvero aggredirti così facilmente? Il tuo spirito indomito è la ragione per cui ti ritiriamo. Se vogliamo fermare i Vastax dobbiamo essere tutti uniti. Siamo arrivati fin qui, perché fermarsi proprio adesso? Prenditi cura del Wiventugiero, mi raccomando, siamo nelle tue mani. Giusto, ci hai aiutato in molti modi diversi. Solo tu puoi evitare che questa follia momentanea distrugga tutto il lavoro fatto. Siete tutti molto gentili, ma non posso contravvenire ancora agli ordini della Wiccademia. Non ti preoccupare di questo, abbiamo parlato con i capi della Wiccademia prima di venire qui. Abbiamo detto loro dei tuoi tremendi sforzi. Abbiamo detto loro che c'è una sola persona che può seguire i Vastax. E quella persona sei tu. E io, dai, tutti quanti. Siamo riusciti a convincere a continuare il viaggio. Si fidano di te e dell'aeronave. Di te, davvero? Sì, il loro ordine ufficiale è: occupatevi del Vastax come volete a patto di uscirne sani e salvi. Pare che abbiano riconosciuto i vostri tremendi sforzi per arginare questa minaccia. Grazie. Grazie a tutti di cuore. Non ho idea di come farvi capire quanto vi sono grato.
Gambe in spalla allora. Mettiamoci al lavoro come una volta e fermiamo i Vastax. Che l'inseguimento abbia inizio. Oh, che bello, gli è tornata la gioia di vivere. Non sai quanto sono felice di sentirlo. E anche la musica si è tornata quella di sempre. Ehi, c'è una nuova missione di salvataggio per te. Alcuni ricercatori della Wiccademia sono stati attaccati da un Gormagar alle rovine elevate. Perché si lanciano in questa avventura senza chiedere l'appoggio del suo Caccelli? Comunque, ho registrato le richieste tra le nuove missioni, così puoi accettarle quando vuoi. Buono suo Caccelli. Perfetto, ragazzi! Direi che terminiamo la puntata leggendo quello che ha da dirci la dama. Sono contenta che Guventurione sia tornato nello spirito di prima. Oh, possiamo seguire Vastax. Prima c'è una missione che dovresti chiudere per Guventurione. Si tratta di dare la caccia a un Gormagara. Prima che lui dia la caccia a una scheda di ricerca alle rovine. Beh, sì, capisco. Sì, beh, sì, capisco la fretta. La registrerò come una richiesta personale di Guventurione. Mi raccomando, occupatene presto. Ma vediamo noi. Ok, vai, vediamo. Niente di una missione urgente. Vai, in rovine alle rovine. Perfetto. La facciamo subito questa nella prossima puntata, ragazzi. Poi abbiamo duello nel deserto, i baroni non barano mai, la forza del Gammoth, insomma c'ho ancora una volta cacce, non a tutti i fantastici quattro, ma quasi. Ci mancherebbe l'Astros per completare il quartetto, per riaffrontarlo una seconda volta tutti quanti, però. Vabbè, facciamo che nella prossima puntata facciamo indovina alle rovine, poi indovina alle rovine. Sono carichi con le freddure oggi, vabbè. Vabbè, ragazzi, se questo episodio su Monster Hunter Generation sono stati vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. Nel caso in cui temiate adesso vi passi qualche cosa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gameplay e il link al mio profilo Instagram. Per concludere ogni tanto esce qualche post anche nella sezione community con sul canale YouTube. Detto, e quindi ricordatevi di passare da quelle parti intanto. Anche da quelle parti tutto questo. Noi ci vediamo alla prossima! E io registro immediatamente la prossima puntata perché c'ho voglia, quindi. Però poi l'avrei detto domani, quindi a domani!